Ciao ragazzi e benvenuti sul canale di Mai Matematica. Oggi vediamo la somma algebrica di monomi. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Mi raccomando, prima di partire, se questi contenuti sono di vostro gradimento e vi stanno aiutando, lo sapete benissimo cosa dovete fare. Non fate i vaghi, se no vengo da voi, vi prendo sto naso e mi agito. Poi mi agito, che lo sapete, no? E mi agito se non lo fate. Ovvero iscrivervi al canale, attivare la campanella e soprattutto spolliciare alla grande, ok? Altrimenti, se no, mi fate uscire di testa e poi mi devono ricoverare. Non manca molto. Comunque, al di là delle cringiate più assurde, come si fa la somma algebrica di monomi? Benissimo, video appartenente alla playlist dell'algebra dei monomi e dei polinomi. Vi lascio qua sopra la scheda, accedete, andate a vedere tutti i video che ci sono. Anche se adesso sono un po' pochi, ma ne arriveranno tanti di nuovi, quindi rimanete sempre collegati. Come si fa la somma algebrica di monomi? Più e meno con i monomi, come si fa? Dai che lo sapete, è facile. La prima cosa che dovete fare è andare a cercare i monomi simili. Chi sono i monomi simili? Quelli con la stessa parte letterale. Partiamo dal primo esercizio. Prima domanda, sono simili? X, X, X. Certo che sono simili. Bene. Una volta che sono certo che quelli sono simili, devo solamente lavorare con i coefficienti, cioè con i numeretti che stanno davanti. Quindi letteralmente vado a fare 3 più 5 che fa 8. 8 meno 9 fa meno 1. Quindi potete scrivere meno 1x o meglio ancora, oppure, che è un po' più professionale, meno x. In genere l'1 si sottointende. Andiamo su quest'altro esercizio, cerchiamo i monomi simili. Allora, qui abbiamo A alla seconda B. C'è qualcos'altro con A alla seconda B? Sì, c'è quest'altro. Vedete? Anche lui è A alla seconda B, mentre questi altri sono solo A alla seconda. Quindi loro fanno parte, vedete, di un'altra famiglia. Sottolinearli vi aiuta molto a capire come muovervi. Ora lavoriamo a gruppi, guardate a me. 5 meno 10 fa meno 5a alla seconda b. Adesso andiamo all'altra famiglia. 8 meno 3 fa più 5a alla seconda. Come vedete, la lettera non viene mai disturbata, si lavora sempre con il numero che sta davanti, cioè con il coefficiente. Vediamo quest'altro esempio. 2x. Vedete, va a braccetto con più 16x, quindi facciamolo. 2 più 16 fa 18x. La lettera non l'ho toccata, eh? Lavoriamo con le y, quindi meno 3y, meno 10y, questo quanto fa? Meno 3 meno 10 fa meno 13y. Arrivati a questo punto, sia nel terzo che nel secondo esercizio, non posso andare avanti, quindi non vi fate prendere il matto che volete fare 18 meno 13. Non si può fare. Perché? Perché le lettere sono diverse, i monomi non sono simili e quindi l'operazione finisce là. È come uno dice, ho 18 alberi meno 13 prugne. Che vuol dire? Non vuol dire niente, mettervi il ciu, 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 ciu. Ok, non scappate. Provate voi ora a risolvere questo esercizio. 3x alla quarta meno 5z più 7z più x alla quarta. Provate a risolverlo e scrivetemi qua sotto nei commenti il vostro risultato e ricordatevi sempre di allenarvi con me, che sono il vostro coach matematico. Detto questo, vi saluto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!